Sì, è vero, abbiamo organizzato una squadra carica di entusiasmo, anche di competenze. Però io credo che non si debba fare una campagna elettorale autocelebrativa e autistica. Questa campagna elettorale non è iniziata bene. Riemergono livori, rancori personali. C'è una condizione di autismo singolare da parte dei partiti. Nessuno ha fatto alleanze. Ognuno gioca la partita in solitario immaginando di risolvere il problema della crisi di rappresentanza con i cittadini conquistando il potere. Io farei un ragionamento diverso, direi quasi autocritico. Noi ci mettiamo a disposizione della città e in termini di dialogo con le altre forze politiche, perché per migliorare questa città, per la condizione direi di degrado, non esaltante, che la città c'è innanzitutto bisogno di recuperare dialogo. E quindi invece di autocelebrarsi, si discutesse criticamente e autocriticamente sulle cose che possono essere fatte, perché così si innesca un meccanismo attraverso il quale è dalla partecipazione che emerge la soluzione. Se no noi ci ridurremo a fare una campagna elettorale sul profilo soggettivo dei candidati, sulla denigrazione. E siccome il sistema elettorale consentirà, contrariamente a quello che è avvenuto sul piano nazionale, a uno di comandare, il comando risolve i problemi di rapporto con la città. Questo sarebbe un gravissimo rischio, per cui noi non ci autocelebriamo, guardiamo anche ai nostri limiti cercando di recuperare i nostri difetti nel dialogo con gli altri. Quali sono stati allora i vostri limiti? Io credo che un po' tutta la politica si sia chiusa in una logica di scontro, abbia perduto la capacità del dialogo, chi è maggioranza va avanti ignorando le osservazioni dell'opposizione, chi è all'opposizione critica in maniera cieca senza cogliere quali sono gli spunti che la stessa maggioranza può offrire. Abbiamo costruito una dimensione politica solitaria, è la circostanza emblematica, perché nessuno fa alleanze e che gioca intorno al personalismo. Tutto questo mi pare sia venuto meno. La difficoltà che ha avuto il Partito Democratico a fare il governo nei primi 60 giorni è la conseguenza della circostanza di aver ignorato il risultato elettorale. E il risultato elettorale era un Parlamento di minoranze. Anche qui noi rischiamo di avere un Consiglio Comunale di minoranze, dove c'è uno che ha la maggioranza formale perché la legge gli consente di avere la maggioranza formale, ma sostanzialmente minoranza in città. Se ci liberiamo dell'idea di essere noi i protagonisti assoluti della verità, secondo me recuperiamo una forma di credibilità della politica, che è quello che oggi più manca. Dire che non manca l'elenco delle cose da fare, ognuno può arricchirlo, manca questa dimensione di credibilità e di ascolto della politica. Se invece la campagna elettorale la facciamo iniziando ad ascoltarci invece che urlarci insulti in faccia, può darsi che inneschiamo un meccanismo che ci fa comprendere qual è la possibile via di uscita.